Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, un vero e proprio veterano del Festival di Sanremo, ma diciamo della canzone italiana in generale. Michele Zarrillo, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, io ho detto veterano, poi a un certo punto è arrivata Rita Pavone e... Mi ha rovinato tutto. Almeno ero, come dire, avevo un primato. No, per carità, io in realtà sono un veterano perché ne ho fatti più di tutti, più di Rita. Certo. Ne ho fatti, questo è il mio 13° festival e... Devo dire con grande piacere, perché poi tutti mi domandano, ma 13 feste, cioè, comincia ad avere un'età e un numero di partecipazioni non indifferente. Però io devo dire che forse il festival mi accoglie sempre volentieri, forse proprio per questo, no? Perché se tu vai ad analizzare le mie partecipazioni, poi sono tutte sottolineate da canzoni che stanno rimanendo da 30 anni, 35 anni, da Una Rosa Blu, La Notte dei Pensieri, Cinque Giorni. Allora, anche se io, e mi piace usare questa frase in questo periodo, che, nella settimana sanremese, e chi mi conosce bene lo sa, faccio un passo indietro, no? nel senso che mi piace far andare avanti tutti quelli un pochino più agguerriti, che hanno voglia di farsi notare di più, o sono magari un pochino più supportati anche dagli addetti ai lavori. Io invece sto lì che aspetto un attimino e dopo qualche anno le canzoni vanno da sole, perché per fortuna poi qui siamo qui per presentare dei brani, per presentare musica, composizioni e quant'altro, per cui poi quello che deve vincere nel tempo è la musica. Perfetto, quindi parli da vero e proprio uomo che si sente nel suo, possiamo dire, sei a tuo agio, questo perché, è il tuo perché, luogo. È perché non la ormai posso dire che, insomma, dopo tanti anni, su 12 festival, 10 titoli vivono ancora di contemporaneità, e questa cosa mi rende felice. È una delle cose più belle, il più bel regalo che si possa fare a un artista, a un compositore, capito, un interprete, devo dire, non c'è cosa più bella. Parlaci quindi di anche questo senza fare tanti sforzi. Poi gli sforzi sono quelli del lavoro, della composizione, della scrittura. Parliamo di questo, cioè della scrittura di questo brano, di questo 13° brano in gara. Sì, devo dire, raccontavo prima che questo brano è nato quasi per caso, non c'è stata l'intenzione di portare un brano diverso, perché chiaramente avendo presentato brani molto dilatati, molto poetici nel passato, allora dice, questa volta andiamo con qualcosa di più dinamico. È stata una casualità, io un anno e mezzo fa circa ero mi sono appuntato questo brano sulle memo vocali, no? che tutti conosciamo, ero nel saloncino di casa mia a giocare con i bambini, suonavo, mi è uscita questa cosa e i miei bambini hanno cominciato a cantarla dietro di me, e ho detto, ma forse questa cosa può avere un seguito, perché a volte, sai, quando si lavora non è proprio, non è mai così, come dire, canonica la cosa, lo si fa a volte anche casualmente. E quindi niente, è venuta fuori questa canzone, l'ho fatta sentire ai miei collaboratori, sono impazziti totalmente, dicevo, questa la dobbiamo presentare a Sanremo. Io non ero preparato neanche a un progetto, diciamo, imminente, quindi è venuta fuori questa canzone con la Parisse, poi che ha fatto il testo. A metà ottobre, i primi di ottobre avevamo il brano e sono stato invogliato e proprio forzato a presentarla a Sanremo, e grazie ad Amadeus, che l'ha amata subito, dopo qualche tempo, insomma, mi ha comunicato che ero al festival, ma è stato tutto così estemporaneo, senza una programmazione vera. E noi siamo molto contenti che sia andata così, molto molto sì. Grati ai tuoi collaboratori, a Amadeus che ti ha scelto, perché è sempre bello vederti qua. Parliamo di giovedì, serata di duetti. Cosa ci anticipi? La serata più divertente sì. Del festival per me, perché poi canto con un amico con cui avevo già collaborato a Celebration, quel programma televisione di Ernesto Assante. Ci siamo talmente divertiti e abbiamo fatto così tanta amicizia in quella occasione, poi ci siamo contati a Roma e più, quindi con Fausto è nata proprio un'amicizia vera, sana, e ci stimiamo, insomma, in maniera sincera, per cui siccome bisognava cantare una canzone del vecchio Sanremo, dei vecchi Sanremo,
o comunque delle canzoni proprio che hanno vissuto questi 70 anni di Sanremo, sanremesi, e ci è venuto in mente di interpellarlo. Lui è stato felicissimo, l'ho invitato e speriamo bene, insomma, ecco, speriamo bene, perché tu sai che quando si canta così, no, si spera di dare il massimo, speriamo che venga bene, ecco. Ma secondo me due amici che si ritrovano sul palco... Credo di sì, insomma, l'abbiamo provata una volta, ci è venuta abbastanza bene. Anche l'orchestra, l'arrangiamento è carino, credo che... E poi saranno contenti quelli un po' più grandi che ricorderanno questo Sanremo, è stato il primo Sanremo di Fausto. Risale al 68, pensa. Non escludiamo, i giovani potrebbero essere contenti magari di scoprire un brano che anche non conoscevano. Anche perché è un pezzo blues, è un pezzo che richiama il rhythm and blues di James Brown, insomma, lui lo cantò addirittura insieme a Wilson Pickett, che era io da bambino impazzivo proprio. Quindi è, insomma, un pezzo di storia importante. E siamo contenti che lo porti nuovamente sul palco dell'Ariston. Grazie mille Michele, grazie mille Michele Zarrillo. Ti chiedo in chiusura di intervista se puoi fare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Bruno a quella camera. Ma sempre con grande affetto, amicizia, perché anche qui a Radio Bruno io sono un veterano, ogni tanto manco. Mi piace che ogni tanto ci si ritrova, perché... in questo lungo percorso musicale Radio Bruno ha fatto parte, mi ha fatto tanta compagnia e mi ha quasi sempre supportato, per cui non posso far altro che ringraziare tutti voi e ringraziare il pubblico soprattutto che vi segue. Un bacio a tutti, buon ascolto, ascoltate sempre Radio Bruno perché non vi tradirà mai. Radio Bruno al Festival di Sanremo in collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,